ragazzi, come potete vedere abbiamo qui la pagina Android Vlog su un bello schermo da 10 pollici VQXGA TFT che praticamente caratterizza il nuovo Samsung Galaxy Note 10.1 versione 2014, nome ufficiale dato da, da Samsung. Quali sono le feature presenti in questo Galaxy Note? Ecco, la vado già a prendere ed è la penna. Praticamente abbiamo le stesse funzioni che abbiamo visto in precedenza sul, sul Galaxy Note 3 appena uscito. Quindi abbiamo, come ho detto prima, Action Memo, abbiamo visto prima Scap Booker, abbiamo visto prima Screen Write, abbiamo visto prima S Finder e Pen Whip. Quindi anche in questo tab tutte le feature che avete prima visto nella nell'altra recensione del Note 3 sono presenti anche sul Note 10.1 e direi allora di andare anche a vedere un attimo l'estetica di questo prodotto. Abbiamo nella parte frontale sempre la texture bianca, diversa rispetto a quella del Note 3 che abbiamo visto prima. Abbiamo la fotocamera frontale, il sensore di prossimità, la scritta Samsung e sotto abbiamo il tasto funzione, indietro e il tasto centrale di home. Sul lato sinistro abbiamo il jack da 3.5 e lo speaker. Sul lato superiore abbiamo il tasto accesa e spegnimento, abbiamo il bilanciere del volume, abbiamo l'interfaccia infrarossi, quindi la porta IRTA, e abbiamo sulla destra l'ingresso per l'S Pen che va qui, l'altro speaker e l'ingresso per la micro SD e per la SIM, visto che questa è una versione comprendente anche la SIM. Poi sotto abbiamo semplicemente l'ingresso per l'USB. Nella parte posteriore abbiamo un'altra volta la texture che riprende il Note 3, quindi questa parte diciamo un po' in pelle, in tessuto, con le cuciture davvero particolari. E poi abbiamo una fotocamera da ben 8 megapixel con il flash, e invece quella anteriore era da 2 megapixel. Abbiamo connettività Bluetooth, Wi-Fi e anche naturalmente 3G per quanto riguarda la versione con la SIM interna, quindi non solo Wi-Fi. Abbiamo Android Jelly Bean 4.3 al suo interno e direi di andare a vedere nelle impostazioni allora anche come vengono viste. Wi-Fi, Bluetooth, vabbè, c'è il flight mode, questa è la divisione così. Poi andiamo su device, c'è un'altra divisione, quindi lock screen, wallpaper, font, insomma tutte le cose possibili, controls, i vari controlli, visto che c'è anche qui la possibilità di fare alcune azioni che sono presenti sull'S4 e sul Note 3. E poi la parte riguardante about device, quindi la parte riguardante Android 4.3. Abbiamo anche su questo dispositivo 3 GB di RAM espandibile tramite micro SD fino a 64 GB e un processore quad core da 2.3 GHz. Infine diamo un po' di dimensione e poi andiamo a vedere un attimo come funziona il browser. Allora, le dimensioni sono di 243.1 mm per 171.4 per soli 7,9 mm di spessore, e un peso davvero sorprendente per la versione solo wifi di 535 grammi e per la versione invece LTE solo 10 grammi in più, quindi direi un ottimo peso per un tablet comunque da ben 10 pollici. Quindi dicevamo, tutte le possibilità che ci sono con il Note 3 sono riportati anche su questo Note 10.1. infine il browser è questo, ci permette di fare tutte le funzioni che ci servono. Andiamo a ricaricare così vediamo anche come va. Naturalmente sapete sempre che qui il wifi non è un granché, perciò non vi aspettate un fulmine, cioè nonostante, però vedete che il tablet già è andato e praticamente ci permette anche di andare su Android Blog subito e di andare già a fare lo scrolling. Sta ancora caricando, quindi un attimino di tempo. Forse questo browser è lievemente meno fluido del Note 3, ma naturalmente siamo sempre su livelli di estrema perfezione. Detto questo, direi che chiudiamo con il doppio tap che viene comunque fatto in modo egregio, e direi che è tutto per questa preview riguardante il Samsung Note 10.1. Ci vediamo alla recensione. Ciao a tutti!